Attila, il capolavoro del primo Verdi, torna in scena a Cagliari dopo ben 143 anni di assenza. Ve lo racconteremo oggi in Artisti in Scena, grazie come sempre al contributo dei protagonisti. Marco Spotti veste i panni del protagonista, Attila, il re degli Unni. Maestro Spotti, il suo Attila, guerriero prode e valoroso, ma anche spirito mosso da tante passioni. Sì, Attila è proprio un personaggio estremamente interessante nella produzione di Verdi e lo considero un po' un antesignano di tanti eroi che verranno poi dopo. Sto pensando a Macbeth, sto pensando a Simone, a Filippo II, per arrivare fino all'Otello. Personaggi tutti d'un pezzo, però con tante sfaccettature, tante fragilità. Attila è mosso da mille passioni, da tanti amori, l'amore per il potere, l'amore per il proprio popolo, ma a un certo punto, quasi proprio all'inizio dell'opera, vediamo che Attila si intenerisce e scopre l'amore, l'amore per Odabella. Purtroppo Attila, che è un personaggio fiero, onesto, verrà tradito dai tre coprotagonisti. L'interessante è proprio vedere come Verdi abbia trattato questo uomo, questo barbaro, questo da un certo punto di vista crudele, con una musica molto nobile, ha reso nobile un personaggio al quale poi ci si affeziona. Thank you.
questa produzione di Attila. Signora Branchino, da Bella è un'eroina d'opera molto diversa da quelle cui siamo di solito abituati. Infatti Rabella è un soprano drammatico d'agilità, ovvero un soprano che deve avere le qualità del drammatico, quindi una voce incisiva, profonda, e le agilità che sono fondamentali, soprattutto nel, diciamo, nel primo Verdi. Infatti possiamo paragonare Rabella, possiamo paragonarla a altri due ruoli altrettanto difficili, ovvero Lady Macbeth e Abigail in Nabucco. La difficoltà proprio di Otabella sta nel fatto che le due arie di stampo completamente diverse avvengono a distanza di poco tempo l'una dall'altra, ovvero tra il prologo e il primo atto. Infatti nel prologo, ovvero l'entrata proprio di Otabella, è un'aria piena di agilità, molto difficile, agilità, staccati, e bisogna essere incisivo perché è lì che bisogna dare proprio il carattere e il temperamento della guerriera. Mentre la seconda aria è un'aria più lirica, più distesa, per fortuna, dai colori più notturni, anche questo molto tipico di Giuseppe Verdi, e quindi bisogna dare tutt'altro carattere. Questa è la bellezza e la caratteristica di questo ruolo, che è uno dei ruoli probabilmente più complessi tra le varie opere di Verdi e Giovane Verdi. È gettata la mia sorte, pronto sono ad ogni guerra, se io cadrò, cadrò da parte, e il mio nome resterà. Non vedrò l'amata terra, sveli lenta e farsi avrà luce, sopra l'ultimo romano, tutta Italia piangerà. Renzetti, anzitutto bentornato a Cagliari. Parliamo di questo Attila, un'autentica gemma del repertorio verdiano. Tanto grazie, sempre per me un gradito ritorno. Questo teatro che ormai sono presente con due opere all'anno, due concerti per 5 anni. E Attila ho accettato, perché Attila credo non si sia mai fatto, perlomeno sono passati 150 anni più, quindi un'opera talmente straordinaria che va proposta effettivamente a un teatro che non ha mai avuto l'occasione di farlo. E Attila è in un contesto particolare, perché a parte la storia è sicuramente un'opera di grandissima melodia eroica, non c'è niente di sentimentale, e quindi sentire quest'opera è importante per quanto riguarda la tragedia in sé. Secondo me nell'opera abbiamo tre tipi di situazioni: il dominio, e questo viene proprio con Attila, e quindi sangue, troverete in un palcoscenico soldati, bambini, prigionieri, un'opera sempre vivace, anche tra l'altro non molto lunga, la vendetta da parte di questa donna che per vendicare tutta la sua famiglia uccisa fa finta di amare Attila, vuole la spada e cerca di ucciderlo finché poi ci riesce. E il generale romano, la corruzione, e ancora oggi abbiamo questi tre tipi di situazione: la corruzione, perché il generale romano, quando vede che gli unni stanno così avendo il sopravvento, vuole vendere addirittura il mondo ad Attila in una bellissima romanza e dare l'Italia, prendersi l'Italia, il dominio dell'Italia. Sono tre situazioni che non sono secondo me ancora cambiate. E poi il terrore, però, la paura anche dei potenti di un al di là, di un futuro che non sappiamo.
se esista, quindi vi prego di venire perché non vi stancherete, a parte la durata che non è così eccessiva, ma vi scorrerà il tempo velocissimamente perché le melodie e la musica ha sempre il sopravvento.